Il Partito Democratico prepara un'alleanza per l'Abruzzo in vista delle prossime elezioni regionali, individua il nuovo leader e i temi prioritari da condividere con la coalizione di centrosinistra, auspicando che sia più ampia possibile. Il candidato unico a guidare il PD al congresso in programma a luglio, data ancora da decidere tra il 7 e l'8, è Daniele Marinelli, responsabile economico del partito e capogruppo in consiglio comunale a Castel di Sangro. Apportare cambiamenti in un momento così delicato è un atto di umiltà collettiva, evidenziato incontrando la stampa a Pescara, il senatore Michele Fina, segretario regionale uscente e tesoriere nazionale del PD. Sanità, lavoro e politiche sociali, i temi prioritari da affrontare, ha spiegato Daniele Marinelli insieme al presidente della commissione congressuale Pierpaolo Pietrucci, al capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci. Senatore Fina, quale partito consegna al futuro segretario del Partito Democratico? Sono molto orgoglioso che ci sia stato questo sforzo unitario intorno a Daniele Marinelli, che è una figura fresca, giovane, con il quale abbiamo condiviso questi anni di guida, lui in particolare all'organizzazione, e quindi insieme abbiamo costruito, ricostruito un partito, pian piano, il lavoro è ancora lungo, però un partito che era abituato a litigare e invece ha imparato a collaborare innanzitutto, a unire, a unirsi e soprattutto poi a mettere a disposizione questa unità delle altre forze civiche e politiche che senza nessuna iattanza, senza nessuna prepotenza, il Partito Democratico deve mettere insieme il suo compito. Quale PD, quale centrosinistra immagina per il futuro? Noi ci proponiamo con uno spirito davvero unitario, davvero aperto, senza alcuna arroganza, con l'idea di voler favorire un'aggregazione di forze civiche, politiche, democratiche e progressiste anche in vista appunto della necessaria costruzione di un'alleanza per l'Abruzzo. Questi sono stati 4 anni persi per l'Abruzzo a causa di un governo regionale che ha governato male e noi davvero nei prossimi mesi con questo spirito che dicevo dobbiamo essere perno di un'alleanza larga che sia in grado di ridare fiducia all'Abruzzo e di essere competitiva per le prossime elezioni regionali. Sono ottimista su questo. Come intende riavvicinare chi è sfiduciato, chi non si reca più alle urne? Noi davvero dovremo fare lo sforzo di occuparci per quello che ci compete della vita delle abruzzesi e degli abruzzesi, a partire dai temi che sono più sensibili, penso alla salute, al lavoro, al sapere, ai diritti. Su questo dovremmo essere in grado di costruire un programma, un progetto per l'Abruzzo che sia all'altezza dei bisogni, delle sfide, delle speranze delle cittadine e dei cittadini di questa regione e credo su questo che potremmo anche provare a riavvicinare alla politica le abruzzesi e gli abruzzesi.